Assolutamente sì, ci siamo sempre e ci siamo sempre stati e continueremo ad esserci. Dobbiamo farlo nel migliore dei modi, non perdere la concentrazione e soprattutto cercare di far avvicinare quante più persone possibile in questo ultimo scorcio di campionato e soprattutto in vista dei playoff, perché l'unica arma che abbiamo in più rispetto ad altre piazze magari è quella della piazza, del nostro tifo, il nostro tifo organizzato e non. Quindi vi aspettiamo tutti allo stadio e cercheremo di dare quella spinta ai ragazzi per questo rush finale e soprattutto per i playoff. Secondo posto non significa vincere il campionato, quindi alla fine è importante, perché l'anno scorso abbiamo visto con Ciancio e Carriero che hanno preso due ammonizioni e non hanno potuto disputare la semifinale di ritorno, quindi è importante giocare meno partite possibili. Però potrebbe essere anche per certi versi positivo giocarne di più. Dipende poi da come ci si arriva fondamentalmente, perché dobbiamo concentrarci al di là della posizione che riusciremo ad ottenere, perché non dipende solo da noi, dobbiamo fare queste due partite contro la Vibonese e poi andare a Foggia cercando di fare il risultato pieno in modo da trarre il massimo da queste due partite, quindi fare più punti possibile. Poi quello che succede sugli altri campi ci farà solo capire quando giocheremo, ma l'atteggiamento non dovrà mai cambiare. La parola chiave che usa il mister è proprio l'atteggiamento. Dovrà essere lo stesso sia se chiudiamo come secondi, come terzi, come quarti. Alla fine, ripeto, secondi non vuol dire che andiamo in B. La scalata alla B l'anno scorso si è interrotta in casa contro il Padova, avete sempre chiesto uno step in più a partire da quest'anno, dunque almeno raggiungere la finale, però il piano, la scalata alla Serie B inizia da sabato. Sì, in verità è iniziata già da un po', perché c'è stata una bella reazione dei ragazzi dopo Bari, perché sono stati due giorni di silenzio negli spogliatoi, perché hanno capito che alla fine abbiamo disputato quel secondo tempo che ha dimostrato che l'Avellino non è inferiore alla vincitrice del campionato. Però ovviamente il campionato è finito, il Bari ha vinto il campionato, noi dobbiamo far di tutto per disputare i playoff con audacia, che è una parola che non è solo una parola, dobbiamo dimostrarlo nel campo dall'inizio, dal primo minuto al 90° più recupero, non come è successo che magari ci svegliamo troppo tardi.